Parla al telefonino, legge, prega, cucina a bontà non finire e recita poesie di Pietro Paolo Parzanese. Nonna Gianna Iansito è una donna straordinaria. Stupisce tutti per la sua lucidità alla veneranda età di 100 anni. Montefalcone, Valfortore, Roma, Casalbore, i luoghi del suo vissuto. Arriva all'hotel ristorante Crystal di Ariano Irpino, accolta dal proprietario Pasquale Lipizzi come una regina. Passo elegante, sorridente, felice di aver raggiunto il suo traguardo, circondata dall'affetto dei suoi cari. Non vede bene, ma nonostante tutto ama leggere. Nel suo cuore c'è Pietro Paolo Parzanese, quel poeta forse non amato abbastanza dagli arianesi, ma che lei adora da una vita intera. Omaggio a Pietro Paolo Parzanese, sono i primi versi. Quando io nacque mi disse una voce, tu sei nato a portare la tua croce. Io piangendo la croce abbracciai, che dal cielo assegnata mi fu. Poi guardai, tutto porta la croce qua giù. Visto? A 100 anni, Questo mi so quando a scuola elementare. È un grande giorno, È la zia che compie 100 anni. È un giorno bello perché abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci tutti, nipoti, pronipoti, cugini, siamo tutti di famiglia, siamo oltre 100-150 membri di famiglia. Una famiglia la nostra tutta unita, e ci vogliamo sempre tutti tanto bene, dove i valori della vita sono così custoditi, e di questo ringraziamo sempre il Signore. Adesso glielo diciamo che c'è anche la televisione. Così. Già, c'è la televisione. Ecco, c'è la televisione, dà un saluto per televisione. Saluto a tutti i familiari. Allora, e gli amici. Che cosa vi sentite di dire? Come ti senti a 100 anni? Mi sento troppo emozionata. Emozionata, cosa mai vista? Mi hanno tutto venuto bene, mi hanno tutto curato, mi hanno fatto tutto. Siete tutti parenti? Sì, siamo nipoti. Siamo le nipoti. Siamo molto felici, sì, per questa zia che abbiamo voluto sempre bene, sinceramente. E ha dimostrato sempre affetto per tutti i nipoti. Anche se non ha avuto figli, davvero per lei siamo stati figli proprio. Ha avuto azione sempre per tutti quanti, davvero. Sì, una zia sensibile proprio, davvero. Non perché è il suo compleanno, ma se lo merita proprio. Queste parole se lo meritano proprio. Un grande giorno. Un grandissimo giorno. Sono stati deliziosi. Premurosi di riuniti, in effetti, perché siamo tanti figli. Sono venuti i miei fratelli anche da Milano, è venuto mio nipote ed è stato bellissimo incontrarsi, sì, per festeggiare questo evento bellissimo. È stata una funzione bellissima perché in effetti il sacerdote è suo primo nipote, in effetti, e quindi è stato molto molto commovente. Lei vive a Casalbore. Sì, lei vive a Casalbore, ma ha vissuto anche a Roma, in effetti, dove aveva una sorella suora che adesso è deceduta. Però è stata lì, ma è stata sempre presente con noi, in effetti.